Dai, dai. Ma è deficiente, no? No, siamo con due presidenti del Bocale e del Sersale. Cominciamo a chiedere prima agli ospiti. Presidente, quest'anno avete fatto un campionato, non essendo, anche essendo una matricola, ma avete giocato veramente bene. Un resoconto. Ma è stato un anno importante, un anno in cui ci siamo distinti sul campo, raggiungendo una salvezza in anticipo e facendo veramente un campionato importante, quindi
ho appena ringraziato i miei ragazzi di questo campionato splendido. Pur essendo il primo anno d'eccellenza, abbiamo fatto un campionato come se l'avessimo sempre fatto, ecco, quindi veramente un applauso a tutti i miei ragazzi, al mister Rosati, a tutto il pubblico e a tutta la gente che ci è stata vicina dal primo all'ultimo, perché questi risultati li abbiamo raggiunti grazie alla collaborazione di tutti. Ora comincerete, diciamo, a rimettervi in moto per il prossimo anno o vi riposerete qualche giorno, penso? Ma ci siamo dati il mese di aprile come stand by, ecco, giusto per organizzare qualche festa, qualcosa per far sì che il nostro pubblico sia pure partecipe di una bellissima festa, e dopodiché ci sarà di nuovo da lavorare, perché questo è un campionato in cui bisogna iniziare già dal mese di maggio, perché le cose vanno fatte per bene, va pianificato e non si può improvvisare nulla. Grazie Presidente. Presidente Cogliandro, parliamo del Bocale quest'anno, quindi facciamo un resoconto dell'annata del Bocale. L'annata del Bocale è stata sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, anzi, diciamo ancora fortunatamente, non è finita, come i nostri carissimi amici che meritatamente hanno raggiunto l'obiettivo, suppongo prefisso, quello della salvezza, ma hanno fatto sicuramente molto di più. E posso dire con certezza che noi li stimiamo e li prendiamo ad esempio sia per l'organizzazione che per stile di come si vede il calcio e come si impegna il calcio. Oggi sono venuti qua a fare la loro onesta partita senza chiedere niente, soprattutto dando, se ancora ce ne fosse bisogno, motivo di sportività calcistica e non. Quindi detto questo, che è doveroso per gli amici di Sersale, ti posso dire che noi il campionato ce lo siamo sudati l'ultimo nella fase di ritorno. Abbiamo dato il massimo, non a caso abbiamo fatto 21 punti al ritorno, che è una media sicuramente playoff, tenendo conto anche che nel girone di ritorno, il Presidente può dare atto, se è molto più difficile fare i punti rispetto all'andata. E l'abbiamo fatto con quasi lo stesso organico, visto le defezioni di molti giocatori che abbiamo preso a gennaio. Quindi anche questo dà valore a quelle che erano le nostre intenzioni all'inizio, che purtroppo può darsi anche per inesperienza del mister CDO e nostra, perché la nostra principalmente, sono arrivati dei risultati non graditi. In ogni caso mi vorrei permettere con il presidente Borelli di dedicare questa nostra vittoria a una persona che il calcio l'ha amato tantissimo, che è l'ex presidente della Brancaleone, nonché Galletta. Noi personalmente penso che il presidente... Noi ci associamo a questo pensiero così nobile, e quindi facciamo parte di questa grande dedica così importante. Assolutamente. Per chiudere, colgo l'occasione per ringraziare il presidente e tutta la società del Bocale per l'ospitalità e per la signorilità che ci hanno riservato. Siamo arrivati fino a qui nello stretto di Reggio, ma come se fossimo stati a casa nostra, quindi grazie di cuore. Grazie a tutte e due. Come affronterete ora i playoff, Presidente? I playout li affronteremo con la stessa dinamicità che abbiamo affrontato le ultime partite. Oggi la squadra era composta da 11 undicesimi, per non contare della panchina, di ragazzi che praticamente non hanno giocato, hanno giocato pochissimo. E nonostante tutto hanno messo come sempre il cuore, l'anima e la dedizione, e soprattutto hanno dato il massimo in questa partita in modo particolare. Lei è quindi ottimista? Sì, naturalmente. Sì, assolutamente. Io, secondo me, non è un caso che noi abbiamo raggiunto i playout. Non fosse altro che ci davano per spacciati al girone di andata, al girone di ritorno abbiamo fatto 21 punti, come ti dicevo prima. 21 punti che sono serviti a dare morale e dare forza e continuità soprattutto al lavoro di mister Giovinazzo, oltre a quello della società del Bocale. La giovane presidente, per la prima volta in eccellenza, che emozioni ha provato durante tutto l'arco di questa stagione? Ma sicuramente è un orgoglio intanto avere questi ragazzi e essere presidente di questi ragazzi, oltre alla gioia di affrontare un campionato che di sicuro è uno dei più belli, secondo me, mai giocati in eccellenza. Uno, perché i risultati finali sono stati sempre in bilico, vedi
Montalto Agri, che si è deciso praticamente all'ultima partita. Vedi la fase di salvezza, parliamo appunto dei play-out e compagnia bella, con il Castroville e la Bualinese, che noi andremo a affrontare nei play-out. E sono orgogliosissimo di essere stato il presidente del Bocale, in primis perché ho militato a Bocale, ho giocato nel Bocale, l'unica squadra con cui ho giocato, da ragazzino, e due perché sono stato anche presidente di una società dove i dirigenti hanno dato il massimo, dove i ragazzi sono stati l'espressione più bella del calcio, e niente, soprattutto orgoglioso appunto della categoria con cui io mi pregio di essere presidente. Grazie. Grazie a voi.